Ma è una serata amarissima perché la verità è che ci abbiamo provato con tutte le forze che avevamo. Per qualche sciocchezza non siamo riusciti a rimanere avanti nel primo tempo. Poi abbiamo chiaramente cominciato a pagare in termini proprio di energia. La cosa che dispiace è che a 5 minuti alla fine sei sotto di 10, puoi provare a fare un ultimo sforzo per provare a mettere due canestri, fare una difesa e magari provare negli ultimi minuti a girare la partita anche con la forza dei nervi. Invece negli ultimi 5 minuti la forza dei nervi ci è mancata. Abbiamo preso due o tre canestri anche abbastanza chirurgici, che hanno messo la parola fine sulla partita. Gli ultimi 5 minuti sono stati un incubo, come era successo già qualche altra volta. Onestamente, io con tutta l'onestà che penso di avere, faccio fatica a tirare la croce addosso, a qualcuno dei ragazzi. Cioè, la partita era questa, cioè dovevamo giocarla in questo modo. Poi siamo stati battuti dalle seconde opzioni, cioè soprattutto dei rimbalzi lunghi dopo un tiro da 3 punti, dei rimbalzi d'attacco lunghi dopo un tiro da 3 punti. E alla fine Ricci è stato veramente chirurgico. E abbiamo preso forse da Ricci un canestro solo sul pop. La verità è che poi abbiamo fatto mezzo passo d'aiuto col suo uomo diretto per provare a impacchettare un po' di più l'aria sulla penetrazione degli altri, e lui è stato veramente chirurgico nel mettere dentro 3-4 canestri che hanno spaccato la partita in modo definitivo. Si vedeva che non l'avremmo portata a casa negli ultimi 5 minuti, però se rimani un po' più attaccato non si sa mai, cioè, come la partita può prendere, che verso può prendere la partita, una palla vagante, un rimbalzo, un canestro. E invece loro sono stati veramente chirurgici, senza accampare nessun tipo di scusante, perché non ce ne sono. Però questi giocano bene, c'è poco da fare, è una squadra che sta giocando con una tranquillità, serenità, un equilibrio anche tattico significativo, anche con molti giocatori che si porta dietro dalla passata stagione. Soprattutto Dean e Ricci sono due giocatori molto significativi a livello di equilibrio tattico in questa squadra, e sono stati bravi, c'è poco da fare. Sarebbe troppo facile dire siamo stati arrendevoli negli ultimi 5 minuti, perché questo è vero, ma siamo stati arrendevoli di fronte a una squadra che veramente ha pulito ogni minimo errore, cioè ogni minimo mezzo passo d'aiuto in più, questi hanno fatto un canestro. E queste sono le cose che fanno le squadre che hanno grande fiducia, mentre noi dall'altra parte invece abbiamo sbagliato gli appoggi da soli e anche qualche tiro che poteva entrare. Non siamo stati belli in attacco, su questo non c'è dubbio, ma loro sono una squadra particolare che usa cambi difensivi in modo molto costante. Questo ti obbliga a muovere la palla e a rifermarla per poter attaccare quelle situazioni. Secondo me, nel primo tempo, quando a livello energetico ne avevamo, siamo stati anche efficaci nel punire i loro cambi difensivi. Quando le energie sono venute meno, è stato più difficile, anche perché o hai un giocatore interno che è veramente consistente e affidabile nel poter prendere la palla sotto il ferro e attaccare, oppure devi affidarti all'uno contro uno perimetrale dei giocatori sul perimetro. E chiaramente più andava avanti la partita e più i giocatori sul perimetro venivano, come posso dire, impacchettati dagli altri, perché noi non facevamo mai canestro da 3 punti. Abbiamo tirato 3 su 14, e questo fa sì che chi difende un mismatch si orienta sempre di più verso di te, e quindi te ne devi battere uno, e quando ne hai battuto uno te ne trovi davanti un altro, e se fai uno scarico e non segni mai, questo sicuramente non aiuta. La partita è identificata anche dalle statistiche che vedete, cioè abbiamo fatto 50 punti in area, nel senso che abbiamo attaccato con energia fino a che le energie ci hanno supportato. Quando le energie sono venute meno, purtroppo anche quei punti in area sono venuti meno. Mi viene a mente soprattutto quelli dei lunghi, che nel corso della prima metà della gara hanno anche punito le situazioni di vantaggio. Nella seconda metà abbiamo sbagliato tiri da sotto contestati da un piccolo, quindi
Queste secondo me sono un po' le considerazioni in una serata, ripeto, amarissima, terribile da vivere, da non dormire, però se ci abbiamo un po' di onestà intellettuale mi sembra evidente che abbiamo bisogno di qualcosa che ci dà una mano. Ecco, credo che questo sia un aspetto che non sarebbe giusto non sottolineare, perché non sottolinearlo non sarebbe intellettualmente corretto.